Ciao a tutti amici di eximhardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione le cuffie da gaming di tipo stereo della Oki e parliamo del modello GHS1, come potete già notare dalla confezione. Confezione classica di cartone sulla quale troviamo l'immagine illustrativa, il nome del prodotto e il logo con il relativo nome dell'azienda nella parte frontale. Ai lati ulteriori immagini illustrative e caratteristiche e nella parte posteriore troviamo una tabella con le specifiche tecniche relative al prodotto. All'interno troveremo un semplice manuale tra virgolette di istruzioni relativo al prodotto, un cartoncino che ci invita a registrare il prodotto anche per estendere la garanzia ed infine troviamo le cuffie, le Aoki GHS1. Il design di queste cuffie è molto semplice e spartano, colorazione completamente nera, anche se troviamo qualche inserto e qualche scritta di colore rosso a contrastare questa colorazione prettamente di colore nero. Partendo dalla parte superiore, come sempre, troviamo un headband con una superficie in similpelle. Troviamo anche la scritta Oki nella parte superiore. Nella parte interna troviamo un'imbottitura in gomma, ma è davvero minima. Comunque, per quanto riguarda il comfort, dovrebbe bastare anche perché la struttura è completamente in plastica, quindi le cuffie non sono molto pesanti. Avremo la possibilità sempre di regolare l'ampiezza delle cuffie per farle calzare meglio sulla testa di ciascuna persona. Passando ai padiglioni, come dicevamo, sono padiglioni con diversi inserti e scritte di colore rosso, ovviamente tutta plastica. Abbiamo la possibilità di avere questo piccolo giogo laterale per calzare meglio le cuffie. Troviamo anche i diversi loghi e scritte relative al nome dell'azienda, il logo dell'azienda e il modello stesso. Nel lato sinistro troviamo sempre un microfono che potremo estendere di circa 180 gradi, quindi potremo orientarlo perfettamente a seconda dei nostri utilizzi. Ovviamente è un microfono fisso in plastica che non potremo portare verso l'interno. Internamente le Aoki GHS1 sono dotate di padiglioni con un'imbottitura in gomma. Rivestimento sempre in similpelle, internamente troviamo dei driver da 40 mm che per un headset così piccolo e compatto non sono affatto male. Troviamo anche un controller sul cavo che ci permetterà di regolare il volume e attivare e disattivare il microfono. Ovviamente un cavo non rivestito in treccia di tessuto, ma classica guaina. E la terminazione finale è composta da due classici jack da 3,5 mm con connettori placcati oro per appunto la parte audio delle cuffie e la parte audio del microfono. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.